Siamo qui da Giorgio Cavalleri, autore di ricerche sulla storia partigiana e sulla storia contemporanea e autore anche della Gladio del Lago. La Gladio del Lago è un bel libro inchiesta, storico, ma con interviste e con ricostruzione di fatti, in cui si racconta del gruppo Vega di Junio Valerio Borghese della Repubblica Sociale Italiana e di come i servizi segreti americani nell'immediato dopoguerra utilizzarono Borghese e la sua organizzazione Stay Behind. In questa edizione, che è l'ultima aggiornata, ci sono anche delle introduzioni estremamente interessanti, perché sia Franco Giannantoni, che parla del paese a sovranità limitata, sia anche l'introduzione che viene fatta dopo con il collegamento con la strage di Bologna e con l'utilizzazione delle versioni nera anche nelle stragi che si sono susseguite nella nostra storia, inquadrano il fatto delle versioni nera in una storia, in una continuità che ormai è provata, ed è provata anche dal ricorso a quegli archivi americani che sono stati desecretati e che fanno chiarezza, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, su questi episodi. Detto questo, io comincerei subito con il problema della periodizzazione e il problema della utilizzazione che Casarrubia fa dei documenti desecretati. Il problema della datazione: se andiamo ai documenti ufficiali, sì, si può datare al 44 oppure anche dopo, ma se noi cerchiamo le tracce più nascoste della preparazione di questi fatti, a mio parere dobbiamo risalire addirittura al 43, perché quando con l'8 settembre la decima MAS dovette scegliere, si misero d'accordo. Alcuni di loro optarono per Badoglio, altri optarono per la RSI, ma fin da allora erano d'accordo sul fatto che alcuni di qua, altri di là, si sarebbero aiutati reciprocamente. Quelli, diciamo così, badogliani andarono a finire a Taranto, che era la base principale in cui venivano raccolti, diciamo, quelli fedeli alla monarchia. Gli altri invece, quasi tutti, vennero a finire inizialmente qua nella Valle d'Intelvi, perché la Valle d'Intelvi aveva un'importanza strategica, era considerata un territorio franco dove i fascisti stavano preparando una eventuale via di fuga. Qui la decima MAS ottenne l'onore delle armi e quindi si arresero, ma gli lasciarono le armi. Qui si organizzavano non solo con i lanci dagli apparecchi e non solo con, diciamo, i nuotatori subacquei e non solo con i MAS, sì, anche qua, ma si organizzavano soprattutto per preparare quelle strutture stay behind che poi avrebbero esteso in tutto il territorio nazionale, in particolare attraverso le rapine e attraverso il contrabbando. C'erano dei gruppi che si autofinanziavano perché dovevano abituarsi a sopravvivere in un territorio nemico e quindi facevano delle rapine, come poi accadrà con anche una parte dell'Legione Rossa, con le BR o con Prima Linea, delle rapine per l'autofinanziamento. Ma questo non basta. Quando gli americani sbarcarono in Sicilia e a poco venendo verso nord misero su tutta una serie di sindaci a loro graditi
quasi sempre mafiosi o comunque imparentati con la mafia. 152 sindaci mafiosi in Sicilia su 240. E fecero la stessa cosa anche a Napoli. Se noi andiamo a leggere Lewis, il libro è stato pubblicato nel 1982 in italiano e una decina di anni prima in Inghilterra, Napoli 44, lì la Camorra aveva messo in piedi un movimento che si chiamava Forza Italia. Ecco perché quando tanti anni dopo Dell'Utri, famoso bibliofilo e persona, diciamo così, colta, nonostante sia un mafioso e un filibustiere, quando ha chiamato Forza Italia il movimento nato in Sicilia, voleva dire che chi sapeva avrebbe capito che cosa c'era dietro. Certo che dall'ignoranza non nascono delle idee, ma dalla consapevolezza sì. Ed è stata un'operazione intelligentissima, perché tutti hanno collegato Forza Italia alla nazionale o a cose di questo tipo. Il collegamento vero invece è con la Camorra e con la mafia, perché nel 1944 quello era il nome che la Camorra aveva dato al movimento creato dai camorristi. Venendo su piano piano, ben prima di Yalta, gli americani, quando ancora non c'erano le trattative per la spartizione dell'Europa in due blocchi, cominciano a percepire, ma l'avevano già percepito anche in Sicilia, che il movimento dei braccianti, dei contadini, era un movimento comunista e socialista, e cominciano a percepire il fatto che nel nord gran parte della resistenza era in mano a forze laiche, che erano soprattutto comunisti e socialisti, ma c'erano allora anche quelli di Giustizia e Libertà. L'operazione che fanno venendo verso nord è quella di provare a liquidare, anche con attentati, i comunisti, i socialisti e anche quelli di Giustizia e Libertà. Quando poi, dopo il 48, i comunisti e i socialisti continueranno ad avere della forza, l'operazione consisterà nel dividere i diversi rami della resistenza e quindi nel separare diciamo la resistenza cattolica, la resistenza socialdemocratica, la resistenza diciamo liberal democratica dalla resistenza comunista, e ci saranno tutta una serie di organizzazioni che si staccheranno dal CLN e che formeranno in alcuni casi anche quei nuclei che poi confluiranno nella OSOPPO, nel Partigianato Bianco e in quei gruppi di eversori fascisti e parafascisti che saranno cooptati nella costellazione delle varie Gladio. Tornando indietro, ci sono le prove che alcuni importanti combattenti della resistenza, come su in Emilia Armando, che era un capitano che aveva combattuto per la Repubblica Spagnola, quindi aveva un'esperienza militare, a differenza della maggior parte dei patrioti che avevano 16, 17, 18 anni, 20 al massimo, lui ne aveva già 40, era esperto, è un capo militare naturale, ha doti diplomatiche. Nel 45, quando da Roma liberata partivano già degli input fascisti, lui andava a Roma per contrattare con il governo italiano il fatto che i partigiani dovevano essere considerati come belligeranti e quindi dovevano avere le divise dell'esercito italiano, gli scarponi, finalmente i pantaloni lunghi e non i pantaloncini corti, e avevano diritto quindi al vitto e a quelle condizioni che erano riservate ai loro pari grado nell'esercito italiano. Durante uno di questi viaggi gli americani gli forniscono un'automobile bella, grande, comoda. Durante il tragitto, loro che avevano messo il tubo di scappamento
che riversava l'ossido di carbonio dentro l'abitacolo, lui svenne, l'autista ebbe il buon senso di lanciare la macchina contro la parete di roccia di sinistra, altrimenti sarebbe sprofondato giù in un burrone. Furono ricoverati tutti e due all'ospedale militare di Pescia, dove gli americani raccoglievano i feriti in guerra. Stette in coma diversi giorni. Quando riemerse dal coma, gli americani non volevano lasciarlo andare, volevano tenerlo ancora lì. Ci fu una manifestazione di tutti i partigiani di Montefiorino, andarono a Pescia e dissero a muso duro agli americani: o ci date il nostro comandante o vi ammazziamo. E allora gli americani dissero: c'è stato un equivoco, e Armando fu rilasciato. Torniamo al 43. Questo per dire che gli americani, da molto prima di Yalta, hanno come loro compito quello di far fuori comunisti, socialisti e quelli di giustizia e libertà. Tanto è vero che a Bologna, per fare uno dei tanti esempi, ma ci sarebbe anche quello di Milano, ce ne sono di Genova, ce ne sono tanti altri, a Bologna il questore Trauzzi, che era stato messo su, era un avvocato, Romolo Trauzzi, dalla Resistenza, perché era uno del gruppo di giustizia e libertà che aveva fatto la Resistenza, aveva dovuto nascondersi in montagna, lo ricercavano per ammazzarlo. Trauzzi viene deposto dopo un mese, perché c'è un accordo fra il comando militare americano di stanza a Bologna e i nuovi capi della polizia, che sono i fascisti che c'erano prima, perché hanno rimesso in piedi i fascisti e da Roma chiedono informazioni sui poliziotti antifascisti per farli fuori. Questo capovolgimento avviene a tutti i livelli. Il primo prefetto democratico di Bologna si chiamava Borghese e non era assolutamente parente di questo qua, era un socialista, era vice sindaco di Bologna, era un parlamentare, viene sistematicamente, subito dopo la guerra, seguito. Fanno di nuovo su di lui nel casellario politico-giudiziale delle inchieste, tirano fuori che lui ha un amante, che ha una figlia illegittima, che fa dei viaggi a Venezia, chissà perché, eccetera, eccetera, e c'è un dossier grande così. Sì. Cercano in tutti i modi di discreditarlo. E a gestire queste cose qua era quel Vincenzo Parisi, del gruppo di spioni di Trieste, che viene utilizzato anche da Tambroni per i suoi giochi sporchi, e che a Bologna organizza tutta questa schedatura illegale. Ma torniamo un attimo indietro: a che cosa servono tutte queste cose? A far fuori in tutti i modi possibili, con la diffamazione, con la stampa, con i ricatti, ma anche con la eliminazione fisica, con gli omicidi eccellenti, i comunisti, i socialisti e quelli di giustizia e libertà. Poi pian piano succederà che quelli di giustizia e libertà e i socialisti vengono comprati e quindi vengono addomesticati, ma finché i comunisti non sono disponibili a essere comprati, qui il problema rimane aperto e arriviamo ai giorni nostri. Ma torniamo a Gladio. Che cosa c'entra Gladio con tutte queste cose? Gladio, capo Marargiu, i gladiatori sono sempre presenti con Sogno, con la Osoppo, certo, con le prime stragi, con le organizzazioni internazionali nere, con il caso Moro, con la strage di Bologna, sono sempre presenti con i loro uomini che sono aiutati, foraggiati, protetti, diretti dai nostri servizi. La continuità da Gladio in poi è innegabile. Questo è il quadro generale. Sì, 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 sì. Ecco, no, sto preparando, ho citato Capo Marargiu della Sardegna. A Como c'era uno che è stato vice sindaco, che faceva parte. Quando è uscito da Gladio dell'Avio, io conoscevo suo papà, che è un vecchio medico, un po' di destra, però è una brava persona. L'ho trovato per stagione. Vedo che lei sa tante cose
era detto un po' così genericamente, invece evidentemente alludevo molto di più. Ecco, una cosa importante. Sì. Lei ha fatto delle belle interviste e dalle interviste in certi casi ha ottenuto delle informazioni importanti. Quali sono le interviste più interessanti che le hanno permesso di trovare delle cose o delle conferme? Beh, più di tutti, come si chiama, a quello che era il comandante del gruppo Vega, lui, il gruppo Vega, il comandante ufficiale un certo Rossi di Genova, che poi è morto negli anni 70. Le faccio una domanda. Sì. Questo Rossi, sì, chi era? Perché tutti parlano di Rossi, ma nessuno ha mai capito se era effettivamente il suo nome o se era il nome con cui viene ricordato. No, forse era il suo nome vero. E da quello che ho Buttazzone mi ha detto, dice, era un broker, e perché probabilmente gli sono rimasti i soldi che aveva il gruppo Vega Cernobbio. Lui doveva costituire se quei gruppi sì, che a Genova dovevano partecipare alla vita normale, così, no? Dopo il ritorno della democrazia, e pare che avesse fondato questa agenzia di Brooke con i soldi che aveva tenuto dalla cassa del Vega. Qui le chiedo scusa, sì, la interrompo un attimo per chi eventualmente dovesse poi guardare questa intervista. Nino Buttazzoni, certo, che scrive Solo per la bandiera, sì, e Aldo Bertucci, che scrive Guerra segreta oltre le linee, sì, sono i due le due fonti principali, per quello che hanno scritto, per la nostra conoscenza delle reti della Repubblica Sociale Italiana Stay Behind. E c'è da dire che mentre Aldo Bertucci è diventato poi dirigente nazionale della Coca-Cola italiana, certo, certo, e le sue autorizzazioni a guidare tutti i veicoli sono state trovate nei CONVI BR, certo, Nino Buttazzoni, che poi è diventato dirigente dell'Amico Peri, una società legata ai servizi di recupero di relitti e di costruzioni navali, anche lui ha fatto parte, e dopo le dirò chi ho intervistato io, di quelle strutture illegali che prima in via Panisperna e poi anche altrove hanno continuato ad agire nell'ombra. Sì. Le chiedo scusa dell'interruzione. Sì, quindi il comandante del gruppo Vega, non Rossi, era? Era Buttazzoni. Ah, questo Buttazzoni. Buttazzoni, che è lui, stato, però era rimasto, come si chiama, a Valdagno. Perché dopo era a Valdagno, poi hanno fatto, c'era un gruppo a Casasco, un gruppo sempre qui in provincia di Como, a Casargo, e poi hanno fatto dal 1° di maggio il gruppo Vega e hanno mandato questo Rossi. Questo Rossi, ecco, Buttazzoni, che prima non voleva assolutamente parlare, io ho giocato sul fatto, gli ho detto, guardi, mi scusi, ho dei problemi, no? Gli ho mandato il libro di Ridavaglio, ho giocato psicologicamente, e poi mi ha telefonato dicendo, sa che l'ho letto, venga, mi dica tutto, che gli risponderò quello che posso. E allora io sono andato diversi mesi da lui, aveva una bellissima casa a Milano, al 7° piano, e poco a poco, su qualcosa dicevo, scusi, non posso rispondere, ma mi ha detto tante cose. Per esempio Rossi, quando sono arrivati quegli uomini dell'OSS nel dopoguerra, pare che ufficialmente non sia stato arrestato. E allora alla fine dico, senta, lei non... Lui all'inizio diceva, preferirei non parlare di Rossi, sì, qualche cosa di strano c'è stato, ma preferirei non parlare. Una delle ultime volte ha detto, so che lei non ci tiene, però mi dica, Rossi non è stato arrestato perché nel dopoguerra era d'accordo con gli americani del nostro OSS. Lui mi ha detto, guardi, nel dopoguerra non lo so, prima sì. E questo, detto da lui, mi sembrava molto significativo. Dopo anche altri, però erano minori, per esempio uno di Como che
è stato tanti anni presidente della, era un, del Vega che ho combattuto da un giovane volontario di 17 anni, Masciadri, e lui diceva, guardi, ecco, lui probabilmente non sapeva molte cose, mi sa, non lo so, però lui, mentre invece Mutazioni alla fine ha messo. Poi quando è uscito il libro mi ha telefonato dicendo, guardi, ha fatto bene a scrivere, perché tutto sommato certe cose bisogna dirle, perché alla fine la gente poi lo sa poco poco. Sì, bisogna dire quello che loro decidono che può essere detto. Sì, sì. Perché io ho avuto invece una serie di informazioni interessanti dalla sorella, allora 93enne, di Tullio Moscardi. Tullio Moscardi, battaglione Vega, nuotatori paracadutisti, organizzatori di squadre, di incursori, aveva messo in piedi a Firenze una banda terribile, a Bologna mette in piedi la banda Versini, e quindi uno che recluta sabotatori e incursori e lavora nell'ombra. Tanto è vero che per avere delle informazioni su Tullio Moscardi non c'è nemmeno la foto sulla sua lapide. Bene, la sorella era così contenta di poter parlare, lei che aveva già compiuto i 93 anni, con qualcuno, che in una lunghissima intervista telefonica mi ha raccontato tantissime cose. Purtroppo non c'è stato poi il seguito, perché quando ho deciso di andare a trovarla era già morta. Ma in quella lunga intervista mi ha detto che con Masciadri, con Mannelli Benincasa, con Nino Buttazzoni, il fratello aveva sempre continuato ad avere dei rapporti fino alla fine, che quando il fratello era morto, Nino Buttazzoni aveva scritto a lei e alla famiglia di Moscardi una lettera in cui ricordava quando lui viveva clandestino con il nome di ingegner Cattarini e aveva freddo e aveva fame, e allora Tullio l'aveva ospitato, è perché le strutture logistiche erano già attive. E poi mi ha raccontato di quando lei in qualche occasione con dei camion civili andava a Roma in via Panisperna 206 a portare generi di conforto, non so quali generi di conforto, perché potevano essere anche generi molto particolari. Dal momento che lì in via Panisperna 206 c'era un gruppo di irriducibili, fra cui Nino Buttazzoni e Tullio Moscardi e altri, che erano lì al servizio degli americani per fare provocazioni, fare degli attentati e comunque far vedere che c'erano. E una volta, questo mi sembra che lo racconti Buttazzoni, ma non mi ricordo se lo racconta Buttazzoni o qualcun altro, sfilano in più di 300 uno dietro l'altro per far vedere agli americani che loro sono un gruppo organizzato, che esistono e che sono determinati. Bene, e allora la sorella di Tullio Moscardi mi ha raccontato di questo suo viaggio e del fatto che questi ragazzi mettevano tutto in comune e che i comandanti e la truppa mangiavano alla stessa tavola. Sì, sì. Questa era una caratteristica, questa del cameratismo, tipica della decima MAS, su cui hanno lavorato molto anche in seguito, come anche il topos dell'onore. In realtà si erano già venuti gli americani, perché quando Rossi viene accusato da altri forse di essere stato al servizio degli americani, eccetera, eccetera, Rossi o era un infiltrato o era, come tutti gli altri, già venduto, perché Junio Valerio Borghese viene contattato già nel 43 e poi dopo viene lasciato libero e poi dopo c'è tutta la pantomima e poi viene preso dai socialisti e poi viene liberato e poi viene portato a Roma, come fanno con altri caporioni, anche assassini, anche pericolosi. Vengono protetti fin dall'inizio perché, come con la rete Gehlen in Germania,
Le strutture stay behind sono attive e devono essere utilizzate in funzione anticomunista. Le zone in cui nascono le prime strutture logistiche sono zone in cui c'è qualcuno della decima mass che ha dei parenti lì. E allora, quando impiantano a Mestre, in Valdagno, a Firenze e altrove le loro strutture, anche nelle Marche, vicino a Pesaro, è perché lì c'è per esempio un Bonanni, dico questo cognome perché è uno dei marchioni che abbiamo trovato più di recente, e allora se arrivano degli altri Bonanni vengono percepiti come elementi del paesaggio, non come estranei. E il paradigma che viene utilizzato, e questo lo racconta benissimo Aldo Bertucci, è quello di aprire dei bar, sì, delle officine, sì. Insomma, tutte strutture. Scusi, che... A Milano dovevano aprire una macelleria gestita da dei fratelli sardi. Questo me l'ha detto Masciari, che lui era destinato ad andare, dopo lui ha dovuto nascondersi, se non lo arrestavano, però era destinato a fare, a lavorare in una macelleria. L'importante era essere percepiti nel rione o nel quartiere come degli elementi naturali e poter disporre di camion, di attività edili, di luoghi che giustificassero l'afflusso di gente, lo scambio di informazioni. E se noi andiamo a vedere le reti che sono rimaste e le varie gladio, nell'elenco che fu trovato ad Alberto Titta, quello detto dell'anello, ci sono tutti i motel Agip e tutta una serie di ristoranti qua e là. Ho verificato, nella maggior parte dei casi i numeri di telefono sono gli stessi e le strutture sono ancora in piedi, strutture che giustificano l'afflusso di persone da ogni parte d'Italia che casualmente si possono ritrovare in un certo giorno in quell'albergo o in quel ristorante o in quel bar. Quindi, diciamo, il paradigma è sempre lo stesso e lo ritroviamo anche in Via Fani. Il bar, pasticceria, ristorante di Tullio Olivetti che giustifica il concorso di tanta gente e che ospita poi i killer di Moro. Andiamo avanti con comunque, le interviste. L'anticomunismo parte con Roosevelt, l'operazione anticomunista, quando dà l'indicazione a Hoover di combattere i comunisti negli Stati Uniti d'America già durante la guerra. E Hoover si attrezza, essendo un anticomunista viscerale per di più lui, proprio con questo tipo di operazione, che poi si trasferisce ovviamente in Europa. No? E quindi si capiscono anche gli incontri fatti nel 1943. Sì. Un personaggio come Cuccia, no? Certo, ma un topos, un luogo comune, è che c'è Yalta. No, Yalta ratifica una situazione che già c'è stata prima. Sì. Comunque, per esempio, una delle cose che mi diceva Buttazzoni, che non mi ha colpito, quando nel 1946 fonda l'ORECA, esercito clandestino anticomunista, erano 212 persone, e lui spiega bene nel libro così come... Ecco, questo non mi aveva molto colpito questo aspetto qui. Comunque Buttazzoni, devo dire che di tutte le persone che ho trovate era quello che mi sembrava anche migliore culturalmente, cioè non era una persona, diciamo, banale. Ecco. Sa che il figlio continua l'attività del padre? No, pensi che... Anzi, il figlio, lui mi aveva invitato a una villa bellissima vicino a Bellagio. Una volta è venuta anche mia moglie, ci avevano invitato a colazione e il Buttazzoni mi ha detto, quello mi era apparso un passaggio, sa, io ci terrei molto, invece mio figlio non ci tiene, non ne vuole sapere della mia storia, così. Questo ho detto che sto in fondo. Però il figlio ha ereditato le azioni del padre e soprattutto gli affari nel campo delle gallerie d'arte. Capito, sì. E le spiego chi è che ha scoperto questa cosa. Quella giornalista
Lorenza Pleuteri, che forse dopo arriverà per salutare, per prendere il caffè. In un necrologio del Corriere della Sera, quando morì la pseudo vedova di un torturatore bolognese che si chiamava Pietro Torri, qui devo fare un piccolo passo indietro. Pietro Torri, durante la Repubblica Sociale Italiana, era uno dei delinquenti più efferati e lui, insieme ad altri che furono messi in salvo poi dagli americani, che è responsabile dell'omicidio in piazza di quattro stimati professionisti. Questi furono ammazzati e giustiziati e lasciati proprio in centro a Bologna nel novembre, in giorni successivi, nel novembre del 1944. E i fascisti confezionarono anche dei foglietti in cui scrivevano: ha tradito la santa causa del patriottismo, oppure insomma, per attribuire agli antifascisti gli omicidi, che era chiarissimo che invece erano stati i fascisti. Uno di questi, Busacchi, l'avevano ammazzato, che era un godereccio, era un dottore, un pediatra, perché era l'amante della moglie di un fascista. Quindi lui passa poi alla storia come un antifascista e invece era solo uno godereccio. Solo che questi quattro omicidi, invece che terrorizzare la popolazione, spostano la borghesia cittadina verso le posizioni dell'antifascismo e quindi ottengono il fatto contrario. Pietro Torri, il principale responsabile di queste cose qui, lo Stato italiano, dopo la guerra, gli fa pressioni sul Tribunale di Bologna e il Tribunale di Bologna confeziona una sentenza di morte presunta. Invece gli americani l'avevano portato a Coltano e a Coltano, insieme all'ex federale Costa di Milano, certo, che dopo è venuto a poco di casa ed era un delinquente, sì, sì, sì. A Coltano gli americani fanno un grandissimo favore ai fascisti, con la difficoltà di rapporti che c'era allora, le ferrovie non funzionavano, gli autobus nemmeno, non c'era benzina, raccolgono tutti i fascisti importanti d'Italia nello stesso campo. E che cosa fanno allora Torri e Costa? Organizzano le SAM, le squadre d'azione Mussolini, distribuiscono gli incarichi, fanno gli organigrammi e così sono in grado di agire fin da subito e, secondo un rapporto dei carabinieri fatto nel 1982 e consultabile all'interno degli archivi della strage di Brescia, fino al 1982 le SAM fanno degli attentati e ne fanno in continuazione. Pietro Torri, quando fanno finta che sia morto, in realtà era in America Latina, ma essendo morto può rientrare in Italia. Rientra in Italia e proprio qua assume il nome fittizio di Santo Boraschi. Santo Boraschi era un single, abbiamo trovato l'atto di nascita, abbiamo trovato tutto, e in quanto single non aveva nemmeno dei parenti, non si sa se l'hanno fatto fuori e hanno preso il suo posto o se questo era morto ma c'è qualcuno che prende il suo posto. Insomma, andando nel cimitero di San Fedele di Terni, nel Columbario, accanto alla nobildonna Caputo, la pseudovedova di questo Torri, c'è Santo Boraschi. Sono morti a distanza di 2 o 3 anni l'uno dall'altro, ma sono vicini, hanno lo stesso arredo, lo stesso lumino, lo stesso lettering, c'è qualcuno che paga ancora oggi il lumino per tutti e due. E chi è? È il figlio di Mutazione. La Lorenza Pleuteri ha trovato un annuncio funerario sul Corriere della Sera in cui uno pseudo scultore fascista
specializzato in arte sacra e vincitore di premi perché si vede che l'arte sacra rende, che ha una galleria in centro a Milano e ha un atelier con una villa qua nei dintorni, scrive un necrologio dicendo di essere molto vicino al caro, no, al commendator Nino per la scomparsa della cara Caputo. A questo punto, siccome Nino, cioè Luigino, è uno dei soprannomi che il figlio di Nino Buttazzoni aveva fin da piccolo, e siccome ha delle gallerie d'arte, e siccome è imprenditore e venditore di opere d'arte, qui abbiamo scoperto che fra questo torturatore bolognese e il figlio di Buttazzoni c'è una parentela. Ma la cosa non è finita, poi andremo avanti con le ricerche. Ecco, questo da un lato mi sorprende, e ripeto, ero rimasto sorpreso quando il papà mi ha detto no, lui non si interessa di queste mie cose, così mi era sembrato invece. No. La Gladio qui nella zona del lago, cioè ci sono prove della presenza della Gladio fino a che anni? Cioè, dal 44 diceva fino al... Cioè, di uomini che non so, per esempio Masciadri, io l'ho intervistato negli anni 90, ecco, lui fra l'altro è stato gentile, ogni tanto mi scrive così, lui sa che a un bel momento Casalrobea aveva detto che c'era un bandito Giuliano, no? Lui mi ha detto ma no, ma guardi che non è vero, perché c'era un certo Giuliani che era un carrista che aveva lavorato sul fronte polacco russo con con i tedeschi, poi l'hanno mandato qui nell'estate del 44, è venuto da noi dal Vega e lui sostiene che non c'entra niente il bandito Giuliani, ma si trattava di Giuliano Giuliani, che poi era un avvocato che ha fatto l'avvocato tutta la vita a Sanremo. Allora, può anche anzi, darsi... ho anche la foto, l'ho pubblicata una volta sul giornale. Può anche darsi che il bandito Giuliano non c'entri con questi elenchi, però c'entra comunque nei suoi rapporti con la mafia, con gli americani, sì, con i servizi segreti, con la strage di Portella delle Ginestre. Sì, quindi, sì. Indipendentemente dal fatto che possa essere in questi elenchi o no, Giuliano ha le sue responsabilità. Il problema è che nella traslitterazione alcuni di questi cognomi sono stati scritti in modo sbagliato. Certo. Per esempio la banda Versini si chiamava Versini, però lo troviamo citato anche come Versino. Versino. E in realtà è Versini. Anche io avevo fatto un errore perché nel lavoro precedente avevo trovato Versino e avevo scritto Versino. Invece andando a fare tutte le verifiche è stata Versina Versini. È quel giro, eh? Perché dico che esistono ancora? Perché tutte le volte che vado a Roma faccio una scappata in via Panisperna 206 per vedere a che punto è la situazione. E soltanto di recente non c'è più quel magazzino che c'era prima e c'è uno di questi negozi di moda, di grafica, che non si capisce cosa vendono, però lì accanto c'è ancora la caserma dei carabinieri che controllava il sistema. Ma dei parenti di quelli là, quelli dell'organizzazione, quell'amico di Cossiga che saltò fuori quando inventarono il topos che i gladiatori erano dei patrioti, come si chiama, non ricordo mai, quello lì di Milano, Gironda. Bene, Francesco Gironda. Questo Gironda aveva circa 48 società intestate a lui, società di fiducia. Quando Andreotti fece quel falso scoop che disse che Gladio era stata fondata nel 51, che non esisteva più, eccetera, eccetera,
Per precauzione molte di queste sedi furono trasferite a Roma. Ce n'è una, erano in realtà due o tre, ma la sede a Roma era in via Panisperna 97 e è uno sperone che finisce in via Panisperna e c'è un vicoletto piccolino che dà accesso poi a una pensione equivoca, sembra una pensione gestita per prostitute e sempre, fin da epoca remota, c'è sempre stata una fiduciaria che era extraeuropea, a volte era di origine nordafricana, a volte di origine asiatica, ma comunque sempre una prestanome che sia dall'aspetto sia per le frequentazioni sembrava la tenutaria di un bordello. Mentre fino a 5 o 6 anni fa la porta di via Panisperna 97 era marcita, c'era la muffa, il campanello era arrugginito, c'era le basse, rimessa a posto perfettamente, il pavimento di marmo, la porta nuova, sopra quei sistemi di allarme, la campanelliera senza nessun nome scritto, ma i campanelli tutti in ottone, e quindi sono arrivato alla conclusione che ci sono dei nuovi fondi e tutto è stato rilanciato, ma c'è di peggio. Alcune di queste società sono tornate a Milano. Quindi vuol dire che siccome la sede operativa di questo ramo qua era Milano, evidentemente Milano è tornata ad essere la sede operativa. Poi a Roma hanno una succursale e ne avranno delle altre anche in altri luoghi. Dunque, Francesco Di Ronda aveva una società nell'isolato di via Solferino, questo isolato è composto dal Corriere della Sera più una parte privata e poi continua ancora con un altro pezzo del Corriere della Sera dove raccoglievano la pubblicità, la piccola pubblicità, cioè gli uffici lì. Appunto nella parte precedente a questa struttura del Corriere c'era un'azienda di Francesco Gironda, che è uscita anche su un libro negli anni 90 ed era lì fino agli anni 90, che era in linea d'aria a 30 metri, 30-40 metri da un ufficio molto importante del Corriere, che era la banca dati praticamente del Corriere. Era, quindi non ci voleva nulla, no? Perché è tutto elettronico e di conseguenza far arrivare anche a Gironda quello che gli necessitano. Se torniamo un attimo alle interviste, dal mio punto di vista, un'intervista, anzi due interviste molto importanti, telefoniche, io le ho fatte alla vedova di Tullio Moscardi, la professoressa Maria Iannaccone. Tutto è cominciato quando, due anni fa, le feci gli auguri per il suo compleanno. Allora, leggendo i verbali, lì c'era nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Allora, il giorno del suo compleanno, io le telefono e le dico, le faccio tanti auguri. Lei dice, chi è lei? Sono D'Adamo. Beh, proprio lei mi fa gli auguri, lei mi ha parlato così male di Tullio. Dico, vede, io credo che Tullio, perché lei continuava a dire che il marito non era assolutamente dei servizi, io credo che Tullio sia stato in qualche modo turlupinato, sapendo del grande amore che le voleva, perché lei in un'intervista precedente mi aveva raccontato dello scoppio di fulmine che c'era stato tra Tullio, anche se Tullio era più anziano di lei, c'erano 28 anni di differenza. Lui aveva 58 anni all'epoca del Blitz in Via Pani, però era un personaggio di una generosità e aveva un fascino e sono andati in giro per il mondo dappertutto, poveri ma innamorati. Insomma, io avevo percepito, o lei recitava molto bene, io avevo percepito che c'era stata davvero una passione e allora
siccome ho rispetto per queste cose qua, non avevo raccontato niente della Maria Iannaccone, per rispetto, diciamo così, del suo sentimento di passione che, essendo morto già da molti anni Tullio Moscardi, rimane ancora in piedi. Mi viene in mente il Foscolo quando parla di calore di fiamma lontana. Quindi se c'era stata quella passione, se questa passione permetteva a lei ancora oggi di ricordare in modo positivo il marito, io ho rispetto per i suoi fatti personali e non l'avevo mai tirata in ballo. Ad ora, in questa telefonata, quando le ho fatto gli auguri, ho detto: lei non ha pensato che, sapendo della grande passione che suo marito aveva per lei, possano averlo ricattato, possano aver detto: o tu fai questo o ammazziamo tua moglie? Guardi che l'hanno fatto in tanti casi. Allora Tullio potrebbe aver accettato, senza dirle niente, per non coinvolgerla in un discorso estremamente pesante. E lei dice: perché? Perché quelli che hanno condotto il gioco non amavano la patria, erano al servizio di altri. E lei dice: ma Tullio diceva sempre: io sono rimasto l'unico fascista, non c'è più nessun fascista, possibile che sono io l'unico fascista? Ed era buono, aiutava gli handicappati, era sempre senza soldi. Dico: va bene che fosse buono, però di fronte a un ricatto anche un uomo buono deve scegliere. Evidentemente, se hanno detto a Tullio: facciamo fuori la Maria, lui avrà pensato: no, la Maria no, e quindi può aver accettato di svolgere un ruolo che non avrebbe svolto se fosse stato libero di scegliere. Allora lei, da questo punto di vista, ha cominciato a raccontarmi delle cose e mi ha raccontato che erano andati una mattina sulla spiaggia, avevano visto una R4, che di R4 ce ne sono tante in questa storia, ma non è questo che mi ha colpito di più. Mi ha raccontato che la Tintisona, cioè quella stupidotta che, essendo moglie del capo dell'antiterrorismo, veniva utilizzata dalla commissione Moro per le indagini, aveva cercato di convincerla a denunciarmi per diffamazione, perché avevo parlato male del marito. E lei mi ha detto: io avrei voluto sporgere denuncia, ma non avevo soldi. E quindi ho detto: mi vado a impelagare in una storia che mi costerà comunque tanto, per avere poi che soddisfazione, tanto Tullio è morto. Allora siamo andati avanti con questo discorso e lei mi ha detto che, quando Tullio è morto, ha ereditato niente, solo due o tre azioni che non valevano niente, ma hanno fatto la fame per tanti anni, perché la ditta per cui lavorava Tullio era fallita e loro si sono messi nelle mani di uno strozzino, e 100 milioni di prestito sono poi diventati 200, 300, 400, 500 milioni. E loro mangiavano pane e acqua per riuscire piano piano a saldare tutto. Ecco, io su questo ho fatto delle indagini e ho scoperto che non è vero. Lei è proprietaria e l'ha ereditata da Tullio di un appartamento di 200 metri quadri in centro a Roma, a due passi dai Musei Vaticani, dotato anche di garage e di ascensore, che deve essere costato almeno 2 milioni di euro. Lei faceva la professoressa in una scuola, senz'altro con uno stipendio da prof non si mettono insieme tutti quei soldi. Ergo, lei e Tullio avevano dei soldi. Ergo, Tullio quei soldi li aveva, in quanto, dice Gero Grassi, che lui è stato assunto dal 1 settembre del 1978 nei servizi. Io oserei dire che lui non ha mai cessato di essere nei servizi e che sulle date i servizi imparano sempre, e che se lui era lì quella mattina era già era ancora in servizio permanente effettivo, come il suo compagno Camillo Guglielmi, come Musumeci, come Bruno Barbaro, come Ferdinando Pastore Stocchi, erano tutti in servizio.
Ecco, no, mi è venuto in mente in particolare quando ho fatto un'intervista a Buttazzoni, lui aveva detto un bel momento, ero in contatto, ma avevano messo a disposizione una bella ausiliaria di nome Vacirca. E dopo io l'ho scritto in un articolo che avevo fatto sulla provincia di Como, lui mi ha detto, ho visto, e quando si sono trovati nella sua casa lì a Bellagio, c'erano anche degli altri amici, non so, c'era Bordogna, sa che era ex segretario, e lui ha detto, lei ha scritto così, ma io non le ho mai detto di questa Vacirca, non capisco perché aveva smentito, forse... Perché c'era la moglie? No, la moglie però era lontana, ecco, però c'era Bordogna che sentiva e quindi ho detto, ma c'era questo aspetto strano, una persona che avrei dovuto intervistare, anche se io, c'è un suo intervento, è Bartolo Gallito. Sì. Gallito avrei dovuto parlare, poi però è saltato l'appuntamento che doveva fare Buttazzoni con lui. Gallito poi ha fatto invece, ho trovato una sua intervista, un suo intervento a Napoli, su così, dunque, i rapporti tra nord-sud era abbastanza interessante. Lui dice che sì, noi ci siamo dati molto da fare per combattere la peste del secolo che è il comunismo. Certo. Anche Gallito ha avuto una storia, sì, un po' particolare. E poi hanno il coraggio di dire abbiamo perduto quella guerra. Non è vero invece, purtroppo l'hanno vinta perché si sono travestiti da fascisti, da antifascisti, da democristiani e ce li siamo trovati, sì, dappertutto. Dappertutto. Sì. Un'altra cosa che riguarda sempre queste storie è la vicenda di Miceli. Miceli, dicono tutti, era stato costretto ad abbandonare la direzione dei servizi nel 74. No, lui è come D'Amato, non abbandona mai, cioè ufficialmente va altrove, ma è ancora in servizio durante il sequestro Moro, tant'è vero che va a Washington a prendere ordini e a prendere soldi, come aveva fatto anche prima. Qui c'è anche la testimonianza del figlio di quello ammazzato al Ponte dei Frati Neri, Calvi. Il figlio di Calvi si trova là a Washington un giorno in cui c'è anche Miceli, e Miceli va lì dagli americani per continuare a fare quello che aveva sempre fatto, prendere fondi per Capo Marargiu, fondi per le associazioni eversive, fondi per i servizi italiani, e ci va proprio nei giorni del sequestro Moro, nei primi giorni di aprile del 1978, quindi ancora in servizio. Non c'entra niente, sa che di Calvi, lui aveva una villa a Drezzo e il parroco di Drezzo era un mio amico, dice, sai, quando lui è morto hanno trovato tutti, non so, i tesserini che aveva da ragazzo dell'università, così allora io lì, è una curiosità. La nobildonna Pignatelli, che aveva fondato il MIF, che con la scusa di aiutare quei poveri fascisti perseguitati dall'Italia repubblicana, in realtà faceva anche di peggio, perché dava dei documenti falsi e nascondeva dei delinquenti che avrebbero dovuto scontare anche degli anni di galera perché avevano avuto delle condanne esecutive. Bene, c'è un carteggio interessante con Nino Buttazzoni. Non ho capito fino a che punto questo carteggio utilizza delle parole di codice che conoscevano soltanto gli addetti, o se effettivamente Buttazzoni in quel periodo era ridotto così. Chiede un sussidio al MIF per poter acquistare una dentiera. Sì. Lui in realtà, quando era in galera, poteva uscire, poteva andare dal dentista, poteva rientrare, aveva diritto a un trattamento di favore. Oltretutto, fra i suoi carcerieri c'erano degli ex fascisti che lo conoscevano e quindi gli davano da fumare, gli permettevano
di avere delle visite. Il figlio, che era già grandino, vede il padre, dice Buttazzoni, per la prima volta, sì, dopo qualche anno, sì, sì, e dice: chi è quell'uomo? Insomma, aveva diritto a tante cose che i detenuti non eccellenti non potevano acquisire. Beh, lui chiede al MIF un sussidio per poter acquistare una dentiera. La cosa mi ha lasciato perplesso. O effettivamente in quel momento era ridotto male, non essendo operativo non aveva diritto alla diaria e quindi anche la spesa per la dentiera era un costo, oppure dietro la richiesta della dentiera c'è qualcos'altro. Che anno è, scusa? Sono 47, 48. Immediatamente dopo la guerra, quando lui era detenuto. E anni, quindi a quanti anni aveva? Cioè, lui era del 12, quindi aveva 35 anni. Dico, una dentiera è un po' improbabile. Presto, sì, è vero. No, lui sostiene che in effetti quando è uscito dal carcere non aveva una lira prima di fondare l'Amicopoli, che erano andate ad Eilat nel Mar Rosso per recuperare una, come si chiama, un relitto, e poi avevano conosciuto degli ufficiali dell'esercito israeliano, per cui era stato festeggiato così dopo un po' di tempo che era lì, però dice che non aveva una lira effettivamente appena uscito dal carcere. Questo magari la dentiera era, la voleva tutta d'oro. È un po' darsi. La dentiera con un sostegno per mangiare, cioè. Sì, sì, sì. Ecco, lì nell'archivio del MIF ci sono delle corrispondenze interessantissime, purtroppo però è organizzato male e quindi quando si tratta di leggere per esempio un personaggio eccellente come Nino Buttazzoni non si sa che cosa c'è dentro. E ci può essere la dentiera o ci possono essere delle altre, certo, cose, ma bisogna avere la pazienza di leggere tutto. Sì, sì, e lì, sì, però funziona molto bene perché mandano i documenti anche per posta. Comunque questa cosa dell'esercito israeliano, questo rapporto, sì, così amichevole con l'esercito israeliano, la dice lunga, no? Sì, 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 sì. Come i sionisti. Sì, lui dice che una volta, dopo un po' che lo conoscevano, in un pranzo è stato festeggiatissimo da 40 o 50 operatori dell'esercito, soprattutto subacquei, così dice. Come esperto di massa. Esatto, a conoscenza del mio passato, su quello così mi hanno fatto molto festa. Perché nel libro di Eric Salerno, su Mossad Base Italia, c'è proprio la descrizione di come i repubblichini della decima Hamas siano stati tra gli artefici del costituendo esercito israeliano. Sì, sì. E sono stati tra i formatori proprio, tra gli specialisti, certo, poi dei porti, certo, da sbarco, no? Sì, sì, sì. Sono diventati abilissimi poi gli israeliani in queste missioni molto veloci. Sì, 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 sì. No? Quindi, tutta la decima massa è sempre stata vista da quella realtà, ma già nell'epoca di Mussolini avevano rapporti col fascismo, soprattutto i cosiddetti sionisti revisionisti, quelli di Jabotinsky, sì, sì, sì. Che erano famosi perché andavano in giro vestiti come le SA naziste, una camicia bruna, no? Avevano una divisa molto simile, e venivano addestrati a Civitavecchia. Sì, sì, e uno dei loro punti di riferimento era proprio Mussolini e, nella storia italiana, Mazzini. Avevano questi due, sì, sì, punti, sì, di riferimento. No? Certo. Quindi il sionismo è, secondo me, una variante, sì, sì, dell'ideologia fascista in area ebraica. Sì, sì, sì. No, mi ha colpito quando parlavo di quello sepolto a San Fedele, ecco, perché su questo non solo una volta, io ho un amico che era da Brigate Rosse che ha fatto 9-10 anni di carcere, Bellosi, Cecco Bellosi, e lui mi ha detto: sai, andiamo su, però dobbiamo andare al cimitero, dopo non abbiamo mai fatto niente.
A proposito di Cecco Bellosi, sì. Parlando di Cecco Bellosi bisogna parlare anche di Aldo Bonomi. Sì, Bonomi, mi conosceva bene Aldo Bonomi, anche perché Aldo Bonomi ha avuto un passato quando era sordo, lui era amico del padre Camillo De Piaz, no? E De Piaz gli diceva, calma, non esagerate, sa che c'è il palazzo di Visconti Venosta, no? E loro scrivevano, borghese illuminato non otterrai la fiducia del proletariato. Quindi, io ho una pessima opinione di Aldo Bonomi. E Aldo Bonomi sa cosa? È un po', insomma, sfrutta un po' la situazione così un po'. Però perfino le VR fecero un'inchiesta su di lui, anche se poi rimasero nel dubbio. Lui è quello che ha aiutato Bertoli. Sì, sì. Da Franco Bertoli. Bertoli. Il finto anarchico che fa la strage alla questura, sì, di Milano, sì, ma lo aiuta nel 70. 70, quando sì. Ci sono state quelle manifestazioni a Trento dove lui si infilò dentro in quei movimenti, il Bertoli, e praticamente venne denunciato, sì, sì, subì, sì, un processo. Lui lo fece espatriare grazie ai rapporti che aveva con quelli della Valtellina, sì, i Fumagalli, sì, Carlo Fumagalli. Sì, sì, sì. Quindi, poi ha avuto dei rapporti anche con Feltrinelli, sì, esatto. E poi ha reclutato tantissime persone nelle VR e poi dopo anche in autonomia e li ha mandati a morire, ma lui si è sempre salvato e adesso è amico di quel delinquente di Padova, Tony Negri, e insieme vanno in giro per il mondo a raccontare che la globalizzazione è un fatto positivo perché la lotta di classe adesso è in tutto il mondo e che grazie alla globalizzazione quindi la borghesia è in crisi. Un'analisi perfetta. Sì, ma si vede come in crisi. La cosa che mi dà più fastidio è che l'Ampi dà spazio. Si vede che... Ma l'Ampi è una situazione è un po' controversa. Per esempio il mio amico Gian Antonio di Varese, allora c'è da dire, io quando ho parlato da loro di Dongo così, a Como mi hanno sempre un po' lasciato stare. Gian Antoni l'Ampi l'ha attaccato ferocemente, perché noi abbiamo fatto un libro nel 2002, Gianni Neri, sa, sì, che la vicenda... Sì, che è stato ripreso anche da Bellosi poi, sì, 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 nell'ultimo, sì, romanzo. Infatti, e, come si chiama, ha dovuto... Abbiamo fatto una presentazione accesissima a Varese, era venuto con noi Mimmo Franzinelli, no? E Gian Antoni l'hanno così attaccato che dopo ha dato indietro la tessera. Per cui un po' così, insomma. Il Bonomi è uno che ha avuto anche rapporti con il Mossad, perché nelle dichiarazioni fatte da Franceschini, quando racconta nel libro cosa sono le Brigate Rosse, no? Salta fuori questo suo ruolo di trade union con alcuni agenti del Mossad che volevano infiltrare, avere rapporti insomma con le GR, sì, 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 sì. E quindi lui è proprio un uomo proprio che fa questi agganci. Poi non so, lui dice di essere un sociologo, sì, sì, no? Di essere laureato in sociologia. Sociologia, ma, sì, ma sì, non, lui, non c'è prova di questa cosa. No, 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 è vero, nel senso che almeno io l'ho conosciuto tanti anni fa, io sono stato presidente, sapete, l'ENEP, che è un ente di formazione professionale, e noi avevamo dei corsi anche gestiti in Europa, no? E allora lui è venuto come coordinatore di quei corsi lì, come, però se mi ricordo bene ci aveva presentato una tesi, un diploma di sociologo. Se ricordo bene, io non lo vedrò da 20-25 anni, però in passato lui si era presentato come sociologo. Penso che sia vero. Forse aveva studiato anche lui a Trento, perché quelli di Trento escono poi quasi tutti in filosofia, sì, o in sociologia. Sì. Dalle cose che ho saputo io, leggendo anche delle specie di biografie che hanno fatto su di lui,
questa cosa non è dimostrabile. Lui è presidente di Aster. Esatto, sì. Sì, questa è, con la doppia A. Sì. Io l'ho sentito in un convegno di storia contemporanea anni fa, organizzato a Rimini dalla Bruno Mondadori, e non c'è dubbio che lui è intelligente, sa parlare molto bene, è coinvolgente, e quindi capisco che abbia convinto poi tanta gente ad arruolarsi. Lui lavora, scriveva su Controinformazione. Sì. Perché poi sa parlare, e a parte queste sciocchezze ultime sulla globalizzazione, sapeva anche motivare le proprie posizioni. Io mi ricordo di aver letto quel libro Il distretto del piacere, sull'organizzazione, diciamo, turistica, folcloristica e del divertimento che c'è lungo tutta la costa adriatica, per cui è un vero e proprio distretto lungo 200 km, tutto dedicato al turismo. Sì, eccetera, comunque eccetera. Lui adesso è dentro nel gruppo editoriale legato a Vita. Sì. Opera anche in questo settore del terzo settore legato a certi ambienti cattolici, ma lui è un teorico, praticamente fa delle operazioni paradigmatiche, sposti i paradigmi per non farti capire esattamente i processi che sono in corso nell'economia mondiale. Difatti lui è stato uno di coloro, uno degli uomini che ha introdotto in Italia il concetto della decrescita, che è un falso teorico politico, insomma, non ha nessuna consistenza rispetto alla realtà, però ti sposta sulle masse popolari la responsabilità della degenerazione del sistema ambientale, no? Sì. E quindi queste cose le mutua, perché era in rapporti con la famiglia Goldschmidt. I Goldschmidt, tramite una serie di riviste che si occupavano di ambiente, tra cui, Paola, aiutami, quella rivista, quella di Goldschmidt, sì, Ecologist, praticamente erano loro che teorizzavano questa cosa. Poi avevano tutta una serie di personaggi in giro per il mondo, tra cui Bonomi, un altro era il più famoso, quello francese. Sì, il teorico della decrescita. Come si chiama questo qui? Latouche. Latouche, che a sua volta lavorava insieme ad Alain de Benoist dell'estrema, della Nouvelle Droite francese, che è tutta una catena di reazionari, no? Che operano proprio in contiguità e in, diciamo, sulla periferia dell'estrema sinistra, no? E fanno da ponte. Sì, quindi spostano l'accento dalla macroeconomia allo stile di vita. Sì, a tutte queste cose, no? A mangiare il farro. Sì. Fare il sapone a casa, no? Tutte queste cose. Ecco. Sì, è la linea della COP oggi, di Fico. Ma, esatto, è una linea che c'è dentro anche nella politica attuale, no? Sì. Nei gruppi politici attuali che fanno parte di questo mondo. E Bonomi svolge questa funzione. Uno dei suoi collaboratori più stretti è quello del PD, come si chiama questo qui di Milano? Bianchi? Bianchi? No, quello giovane, sono più antico, quello che ha sempre la barba. Sì. No, Martina? Quello con la R? Maiorino viene da Aster. No, è stato un collaboratore quando lo diceva la Preuperi, quando gli ho chiesto proprio a Maiorino un giorno, ma come fai a lavorare con uno come Bonomi, che è considerato dal giudice Antonio Lombardi un provocatore di professione, perché sull'indagine che fece su Bertoli il Bonomi appunto veniva identificato come un uomo degli apparati, insomma, che era un uomo di collegamento, e lui dice: ma no, cosa dici? No, questa dimostrazione di quante persone poi è riuscito a muovere, no? Dentro l'ambito della sinistra, no? Come dicevi tu
prima. Beh, ci sono quelli di Towns and Transitions che teorizzano, come i mormoni, il ritorno alla luce delle candele e al cavallo. Bisogna abituarsi a tornare a cavallo. Sì. Poi la cosa che fa Bonomi è che scriveva anche su un'altra rivista che era Tellus, che è una rivista di estrema di destra, proprio di destra, che fa operazioni culturali molto raffinate, no, diciamo, dove appunto diffonde diciamo, le sue teorie e fa proprio da cioè colui che coordina proprio queste operazioni nei vari settori. Insomma, è un lavorava anche per il Piu Manzù. Sì, era anche nel Piu Manzù, che era quell'altra mega struttura che sta in Romagna, no? A Peruppio, no? E lì si incontravano regolarmente il gotha del potere mondiale, tra cui c'era da Kissinger, Ludwig, c'era. Lo stesso Gorbaciov, che discutevano degli scenari e delle teorie. Non state mangiando il nostro Beh, facciamo una pausa.